Affossare no, assolutamente. Sono due punti persi all'ultimo secondo che fanno male, danno fastidio, ma affossarci no, assolutamente. Anzi, una rabbia in più per cercare di riconquistarli già da domani in una partita difficilissima, perché i ragazzi hanno fatto una bellissima prestazione dal primo all'ultimo minuto, poi il calcio è fatto anche di questi episodi che purtroppo non ci ha premiato, però sul campo non posso dire niente, sia sul piano del gioco che sul piano dello spirito è andato tutto. Assolutamente, sicuramente se non abbiamo portato a casa i 3 punti vuol dire che ancora qualcosa dobbiamo migliorare, questo è senza dubbio e ci stiamo lavorando per migliorarlo, per cercare di fare sempre il risultato. La squadra sta bene, onestamente anche a livello fisico sta molto bene, normale che le partite si fanno sentire, ma quello che conta di più è il livello mentale, secondo me. Quando giochi tante partite è la testa che ti manda le gambe. Quindi questi due risultati ci hanno dato una forza in più, ci ha fatto ricaricare meglio le energie e ci ha fatto in modo da prepararci a questa partita al meglio. Quindi tutto il gruppo a mia disposizione sta bene. Abbiamo Borelli che è squalificato, Capitanio è rientrato adesso all'infortunio, quindi sarà a disposizione la prossima settimana e riprenderà. E poi gli altri, bene o male, ci sono tutti. Scalini sta cercando di recuperare un po' di condizione, sta migliorando giorno dopo giorno, quindi anche lui fa parte del gruppo a disposizione. Ma il nome della squadra avversaria ha già la sua importanza. Il campionato che doveva fare lo conosciamo, ma noi, ripeto, noi siamo in un periodo, in un momento che dobbiamo guardare noi stessi. Sappiamo che affronteremo da qui in avanti tutte squadre sopra di noi sicuramente in classifica, tutte squadre forti, tutte squadre che vogliono fare punti. Una cosa in più che vengono da una sconfitta casalinga, quindi si vorranno rifare, ma noi deve cambiare poco, noi dobbiamo andare dentro con la nostra mentalità, con le nostre idee, cercando di fare il risultato dal primo minuto fino al 96esimo, visto che fino al 95esimo l'ultimo non c'è bastata. Una parte importante della partita di mercoledì è stata magari anche con il rigore non trasformato. Quel qualcosa in più come l'avete vissuto anche per quello dici c'è il rammarico Beh, il rigore è un episodio di una partita, un errore che può essere come un errore di un portiere, un errore del loro difensore che ci ha permesso di fare gol. Quindi non si può rincriminare o dare le colpe a un giocatore che sbaglia un rigore, perché chi tira rigori vuol dire che si prende delle responsabilità, quindi può capitare anche di sbagliarlo. Però supera, non posso dire niente, anzi ha fatto una partita, al di là dell'episodio di rigore, esemplare dal primo all'ultimo minuto.